GF, Fariba avverte la figlia, le fan di Monte ti stanno massacrando fuori. Quello che Fariba ha detto alla figlia Giulia Salemi l'altra sera, ha scatenato l'ennesima lite tra lei e Francesco Monte al Grande Fratello VIP. L'ingresso di Fariba Teherani nella casa del Grande Fratello VIP, ha mandato in confusione soprattutto sua figlia Giulia Salemi. Al termine della diretta del 26/11, l'influencer ha raccontato ai compagni d'avventura quello che la madre le ha detto in persiano poco prima, le fan di Francesco Monte ce l'hanno con lei, video virgola e la stanno massacrando sui social network. Il pugliese si è detto molto infastidito dalla troppa attenzione che la ragazza dà ai followers e al web, perciò l'ha avvertita che se vuole stare con lui anche fuori, deve cambiare. Fariba entra in casa e crea il panico, Monte e la Salemi basiti. Lunedì 26 novembre, il Grande Fratello ha deciso di fare una sorpresa un po' strana a Giulia Salemi, complice il rito magico che ha fatto a casa Signorini e che ha fatto tanto discutere, gli autori hanno pensato bene di invitare Fariba Teherani a Cinecittà. La donna, dopo aver abbracciato la figlia, ha spiegato che la mossa fatta per far innamorare Francesco Monte, era uno scherzo studiato ad arte da lei e dagli autori del programma che va in onda sul web. L'influencer è rimasta piuttosto colpita da questo incontro tanto che, alla fine della diretta, si è sfogata con i compagni ed ha raccontato loro cosa le è stato riferito dalla madre nei pochi minuti che hanno avuto a disposizione per parlare. La ragazza ha fatto sapere che, in lingua persiana, Fariba le ha detto che le fan di Francesco ce l'hanno con lei, che la stanno massacrando sui social network e che lei dovrebbe spingere il pugliese a prendere una posizione e difenderla pubblicamente. Me l'ha ripetuta due volte questa cosa, le ammiratrici di Monte non mi sopportano mentre le mie lo adorano. Ha detto anche che lui dovrebbe fare capire che sta bene con me per formare questa cosa, che è molto grave, ha dichiarato Giulia alcune ore fa davanti alle telecamere. Francesco a Giulia, viviamoci senza il pensiero degli altri. Dopo aver ascoltato le parole che Fariba ha detto in persiano a Giulia, Francesco Monte si è mostrato subito infastidito dalla troppa importanza che la giovane stava dando a questo episodio. Il pugliese, infatti, ha precisato di non dare affatto peso al parere della gente da casa, ma di volersi vivere l'esperienza del Grande Fratello VIP come vuole lui. Io non farò un bel niente per far capire ai followers delle cose, ha esordito il ragazzo nel suo sfogo, commentando la richiesta della madre della Salemi di fare chiarezza sui suoi reali sentimenti. A me hanno detto di tutto, che sono cornuto, drogato e omofobo. Sai cosa ho passato? Non me ne frega niente dei followers e di quello che pensano, e non mi piace che tu tiri sempre in ballo il pubblico, ha tuonato l'ex tronista rivolgendosi direttamente all'influencer, video virgola che sta frequentando da un paio di mesi nella casa. Francesco, dunque, ha fatto capire a Giulia che non approva il suo preoccuparsi troppo del parere degli altri, anzi le ha chiarito che quando il programma finirà, se vorrà continuare a stare con lui, dovrà cambiare questo suo lato caratteriale, altrimenti non potranno mai andare d'accordo. Viviamoci io e te senza il pensiero degli altri, ha concluso Monte.